Ciao, oggi parliamo di spina, una bella spina bionda, e non è la birra. Stiamo parlando di un pavimento in legno a spina italiana. Spina italiana perché ovviamente non ha il taglio in diagonale. E stiamo parlando di parquet in rovere o frassino, largo 7 cm, lungo 50 cm, spessore 11 mm, 4 mm di legno nobile, supporto in abete, fatto in Germania, made in Germany, prodotto con tutte le certificazioni, esente da qualsiasi sostanza nociva, finitura generalmente olio o vernice. E niente, parlando di prezzo direttamente, cioè senza che mi metto qua di lungo per le settimane, partiamo da 29,90 euro, la spina in frassino, bella, pulitissima, primissima scelta. Stiamo parlando di 29,90 euro. Spina in rovere verniciato o rovere oliato, c'è qualche nodino, care signore. Dovete sapere una cosa, care signore, che vi spiego un attimo, no? L'albero, avete presente l'albero? Ok, ai rami, dove c'è il ramo c'è il nodino. Quando voi andate a chiedere voglio un pavimento che non deve avere nemmeno un nodino piccolo invisibile con la lente di ingrandimento, vi devono disboscare 10 ettari di foresta amazzonica solo per voi. Qua sul nostro pianeta manca l'ossigeno per colpa vostra, care signore, perché se tutte le volte chiedete 150 metri di pavimento senza nemmeno un piccolo nodino, cioè voi capite che per voi abbiamo tagliato 10 ettari di bosco per farvi sta cosa. Cioè vi faccio l'esempio, no? È un po' come pigliare, andiamo a pigliare un bel pezzo d'uomo tutto muscoloso, intelligentissimo, e gli togliamo l'intelligenza. Ma sai che ho sbagliato esempio? Mi piacerebbe questa cosa qua. No, diciamo, facciamo un altro esempio. Ecco, magari vi piace il foie gras? L'anatra si incazzano se vi pigliate solo il fegato, eh? Cioè, si incazzano seriamente. Alla fine, il nodino, dicevo, cioè lo vediamo che è legno. Se no avete una plastica stampata a terra, se no comprate questo benedetto Cress porcellanato effetto legno che ve lo fanno come volete. Eppure su quello oggi lo trovate pieno di nodi, sapete perché? Perché è più naturale, perché deve somigliare di più al legno. Voi invece volete che il legno non deve somigliare al legno, ma deve somigliare alla plastica. Ma perché? Ma perché? Questa cosa non l'ho capita. Comunque parliamo di 29,99 euro. Per il rovere siamo a 33,99 euro, IVA compresa e trasporto incluso. Li trovate sul nostro sito, ovviamente sto parlando di una cifra irrisoria, fatevi un po' un giro, girate un po' i negozi, poi ve ne uscite con un po' straniti dal negozio quando poi vi dicono i prezzi, sì, perché poi entrate nei negozi, oggi sapete com'è il mondo dei pavimenti in legno, in giro ve lo siete fatto, no? Cioè, entrate nel negozio, ci sta là la signorina che si avvicina, cioè, vi parla tre ore del pavimento in legno, tutte le caratteristiche, su 100 euro più IVA al metro quadrato. Ecco, stiamo parlando di 30 euro, cioè stiamo parlando di non vi ci comprate manco pavimento laminato buono con questi soldi qua, cioè alla fine, oddio. Beh, se poi pensate che 30 euro al metro quadrato sono assai, mette per cambiare il pavimento a casa vostra, magari perché che so, adesso c'è l'estate, ho prenotato dalle Maldive, ho fatto 18.000 rate a 200 euro ciascuna per andare al mare e non posso cambiarlo il pavimento. Se poi pensate che assai pure questo, oddio, che ve devo dire? Cioè, ve faccio vedere, c'è un sistema bello veloce, semplicissimo. Io l'acqua gli ho tolto l'etichetta perché io non sono la Ferragni, cioè a me finisce che gli sponsor mi chiedono soldi per danno d'immagine, quello è poco ma sicuro. E basta che fate sta cosa qua, faccio vedere, sistema geniale, cioè, semplicissimo, bottiglia d'acqua, vi bagnate a tavoletta per bene e quella dopo un poco cresce, bello, così c'avete pavimento che è cresciuto. Con 30 euro al metro quadrato vi costa 15, con 15 euro al metro penso che ce la fate, arrivate a un certo punto, ci fate il doppio dei metri così, o no? E dopo sta stronzata io vi saluto, vi do il solito pacetto,
www.eternalparquet.com. Li trovate sul nostro sito. Ciao e alla prossima!